in provincia di Bolzano attualmente abbiamo stiamo superando sicuramente quest'anno i 3.000 certificati per edifici, dove bisogna dire che 1.000 edifici saranno soprattutto diciamo di risanamento di edifici nuovi, ma sono edifici classicamente di classe G. Forse pochi lo sanno, da noi come ente di certificazione, noi certifichiamo edifici e non appartamenti. Siccome abbiamo sviluppato un sistema di certificazione semplificata, logicamente è a basso costo, abbiamo attualmente un run, per non dire una valanga, di richieste di certificazioni classe G. Anche per quale motivo? Perché, e questo anche per capire un po' la questione dei numeri, e noi soprattutto la stiamo lavorando su una serie di statistiche, per cui noi abbiamo ormai 5.000 edifici certificati, per cui abbiamo una database abbastanza fitta, in più ci stiamo un po' riguardando diciamo in che settori possiamo migliorare la qualità, o diciamo nel concetto sulla riqualificazione, sulla sostenibilità, ma anche sui vari componenti, come per esempio per le finestre. Allora io vorrei adesso solo una questione che... Era il software, scusatemi. No, no, ok. Devo saltare. Allora, con questo progetto abbiamo voluto soprattutto, diciamo, migliorare l'efficienza, ma non solo l'efficienza energetica dell'edificio, ma l'efficienza soprattutto della certificazione. Di nuovo, noi siamo un ente, o Casa Clima, un ente che certifica la qualità dell'edificio e non certifica l'edificio. Anche questa è una cosa, anche per voi, che... anche se l'edificio è Casa Clima, però è al di fuori diciamo, dalla richiesta economica dell'edificio, questo è solo una componente di tanti. Quello che però abbiamo visto è che soprattutto per edifici di risanamento energetico non era tanto la difficoltà di definire una classe, ma soprattutto una riduzione vera dei costi. Cioè, i richiedenti che vogliono risanare la casa vogliono soprattutto ridurre i costi e vogliono migliorare il comfort. Questi sono i due concetti diciamo, di base. Però logicamente non facendo un iter di certificazione che diciamo, soccombe o pesa troppo diciamo, nell'arrivare a questi obiettivi. Faccio solo un paio di esempi, tipo come l'Ex Post, adesso un edificio in classe oro, cosa vuol dire? Insomma, 10 kWh metro quadro anno, abbiamo fatto un monitoraggio, l'abbiamo certificato a 7 kW, ha un consumo effettivo di 11, beh, non ci siamo sbagliati di 4 kW, my God, è tanto in relazione, però poi vedete anche il contesto diciamo, dei valori che certifichiamo, e effettivamente siamo molto vicini. Solo lì il problema, e questo si vede, su questi risanamenti molto spinti si crea anche diciamo, delle nuove prospettive. Adesso questo è un edificio monitorato, si può adesso migliorare il consumo elettrico, perché adesso intervento col consumo elettrico e effettivamente ho di nuovo una riduzione del 30% dei costi. L'altra cosa è che, e questo soprattutto noi in provincia di Bolzano, c'è una riqualificazione globale di edifici dismessi, classici, diciamo da noi sono non un maso ma la stalla dismessa, che viene recuperata e diciamo, è riqualificata come un edificio. Per esempio questo è un altro classico risanamento altoatesino. Cioè io ho un edificio a due piani, no? Per cui diciamo normalmente dove il primo piano stanno i genitori, il secondo piano sta il primo figlio, adesso stanno litigando per comprare una casa nuova, e nella riqualificazione e l'aumento del bonus volumetrico effettivamente diciamo, il secondo figlio o il figlio può diciamo, rifare l'appartamento. Su 400-500 edifici all'anno di certificazione, questa è la nostra casa classicamente standard. Faccio anche un riferimento per quale motivo si sta risanando un edificio, perché come detto da noi la superficie di costruzione ha un costo inestimabile, cioè da noi anche se la casa
di, diciamo, di qualità architettura a poca, però effettivamente da una classe F è passata a una classe C. Questo per esempio è una riqualificazione di un maso, non si vede neanche a prima vista, dove nella fase, diciamo, edificio esistente il primo piano non era neanche possibile, no, a diciamo, utilizzarlo, perché c'erano ancora i vecchi finestre, diciamo, che noi si chiama Wagner o Kastenfenster, che con la riqualificazione effettivamente si è potuto recuperare il primo piano come abitazione e ha avuto anche un bonus volumetrico per superare. Per cui c'è attualmente il risanamento energetico, è una sorta di win-win, cioè io riesco a recuperare soprattutto volume abitativo. Poi io posso anche rivedere l'edificio, anche di nuovo. Risanare un edificio non vuol dire solo mettere un cappotto, cambiare le finestre o risanare il solaio. Risanare è anche un nuovo challenge architettonico. Perché questo bisogna anche rivedere anche il contesto, un concetto di questo tipo. Io posso veramente riprendere un edificio e riqualificarlo anche architettonicamente. Poi io posso anche spingermi, diciamo, oltre. Quello che abbiamo visto però, la spinta dell'efficienza energetica non lo fa l'agenzia Casa Clima, cioè non deve fare Casa Clima, lo deve fare il committente. La scelta di andare in una classe più performante è più una scelta personale che una scelta, diciamo, del territorio o, diciamo, del legislatore. Questo per esempio è la sede del network di Padova, dove effettivamente da un capannone esistente sono passato a una classe A. Anche edifici storici, anche questo, anche lì bisogna rendersi ben conto, sì, c'è un patrimonio esistente, non si può mettere un cappotto per in su ogni edificio, bisogna rendersi conto. Per quello anche però una riqualificazione energetica, anche e soprattutto su questi edifici, è importante. Per quale motivo? Perché sennò questi edifici verranno abbandonati. Perché? Perché non si possono più permettere il riscaldamento. Allora succede una sorta di boomerang che ad un tratto, abbandonando questi edifici, cosa succederà? Moriranno, perché sapete voi, un edificio che non viene utilizzato muore. Per cui anche lì il progetto, diciamo, del progetto serve a migliorare soprattutto il comfort termico e minimizzare il consumo. Poi, come ho detto, l'Italia è una cosa diversa, non è confortabile né alla Germania o all'Austria, abbiamo una dipendenza energetica, abbiamo un intervento, diciamo, molto basso di interventi sul risanamento, ancora pochi edifici sono stati riqualificati, ci sono gli incentivi, però gli incentivi stanno andando in una direzione relativamente sbagliata. E questo succede non solo in Italia, succede anche in Germania e in Austria, dove il risanamento è fondamentalmente cambio della caldaia e cambio delle finestre, quelle che sono più, diciamo, più scarse, però non c'è riqualificazione energetica. Quando io parlo di riqualificazione energetica vuol dire abbassare la potenza termica dell'edificio, cioè avere da 60 kW a portarla a 30, anche se rimane forse in classe E. Però questo alla fine è la vera riqualificazione. E qua noi abbiamo visto che da noi in Alto Adige, dopo il 2007, sono aumentate le richieste di certificazione sul risanamento e abbiamo visto i nostri cosiddetti limiti. Il primo limite è che la casa è lì, no? Per cui non posso muoverla, non posso diventare più a sud, più a nord, non posso aumentare le finestre quanto voglio per avere i guadagni solari. Ho dei limiti, diciamo, devo fare delle eccezioni, non posso dire ma tu devi risolvere il ponte termico, sì, si può risolvere sulla carta, si può forse risolvere poi sul cantiere, chi verifica vede che il limite, diciamo, alla fine che la carta, diciamo, è molto docile, e poi in cantiere bisogna dichiarare qualcuno che non può alzare la casa, mettere un po' di isolante sopra e poi rimetterla. Quindi anche questa è la difficoltà reale che noi abbiamo visto di fare delle prescrizioni che poi alla fine nessuno riesce a, diciamo, farlo. Poi anche problemi di tecnologie particolari, non so,
in Piemonte è richiesto sull'intervento su edifici che hanno, diciamo, hanno un vuoto centrale, per cui intercapedine, è richiesto, diciamo, l'insufflaggio con l'isolante. Questo è un problema tecnico, attenzione, perché chi fa controlli di condensa interstiziale, chi fa la verifica dei ponti termici, per cui io da parte ho la richiesta di migliorare l'efficienza sulla carta, però poi mi trovo con tutte le problematiche che prima il committentico non aveva. E poi la richiesta che logicamente, siccome abbiamo, e questo per esempio in Germania e in Austria c'è molto poca, c'è la multiproprietà, per cui non è sempre che uno, diciamo, decide, sì, facciamo risanamento globale, uno non ha le possibilità economiche, uno non vuole, o, per cui c'è sempre nel condominio, che più è un condominio che è un condominio ormai, che insomma, in queste assemblee, almeno si istituisce, diciamo, c'è forse da scrivere un film, o un libro almeno, perché è molto difficile che queste persone trovano un accordo soprattutto su questi interventi. E questo si vede bene, per esempio, che in Germania rispetto all'Austria, per esempio, la percentuale di abitazioni di affitto è molto più basso in Italia, per cui la proprietà è molto più alta. Allora, partendo con un progetto che, tornando semplificato, diciamo, Casa Clima è una sorta di checklist, per cui è una guideline, cioè una linea guida, che è la direttiva, e alla fine lavora soprattutto con dei checklist. Checklist vuol dire che io ho una scheda per ogni componente e serve che componente per componente riesco a migliorare energeticamente, diciamo, questi componenti. Poi, come in una catena di perle, insomma, migliorando ogni componente, ho, diciamo, un risultato finale che non è la classe energetica, ma è la somma del miglioramento di tutti i componenti che posso però fare. Questo per cui abbiamo tre tipologie di schede, uno sulle strutture passivi, classico, trasparenti, finestre, opache, pareti, solai, tetti, e l'altro sono la scheda dei ponti termici. Anche questa è una delle problematiche. Noi dobbiamo renderci conto che la richiesta della soluzione del ponte termico, e questa sarà una delle discussioni poi nell'ambito scientifico, noi abbiamo preso una posizione lì molto netta, non è la diminuzione della perdita di calore, ma la salvaguardia della temperatura superficiale interna. Allora, qua sono tutti tecnici e questo non è la stessa cosa, solo che io faccio una coibentazione non vuol dire che la temperatura all'angolo si alzi, anzi può succedere che si abbassa. Allora, la scelta questa molto netta, faccio in controtendenza sulle altre scelte, quelle, diciamo, bisogna dire anche quelle più cosiddette scientifiche, tipo, per dire uno con Enerfit come casa passiva, lì siamo completamente di nuovo in controtendenza. Perché la richiesta non è di risolvere i ponti termici, come per edifici nuovi, ma di risolvere soprattutto il comfort termico, che, diciamo, in questo punto è l'obiettivo più prioritario in questo momento, in questo ambito, che invece, diciamo, sull'ambito degli edifici nuovi. E che sicuramente ci sarà una discussione abbastanza vivace su questo. Per cui sì, c'è la possibilità di coibentare attraverso la direttiva, posso fare la verifica se sono dentro con gli elementi finiti alla temperatura superficiale, o posso fare delle soluzioni cosiddette attive. E questo anche, cioè la soluzione attiva, e questo che proviene da, diciamo, dai studi, bisogna dire anche che proviene da edifici storici, dove lì non serve, dove, diciamo, si tenta non di riscaldare l'edificio, perché altrimenti ha dei costi allucinanti, ma di temperare le superfici delle pareti interne, delle pareti verso l'esterno, però, diciamo, la parte interna, per cui avere un relativamente comfort termico, però cercando però di riscaldare meno possibile. Per cui io, diciamo,
C'è un catalogo di criteri, per cui c'è, diciamo, trasmittanza, verifica dei punti termici, estiva, verifica condensazione interstiziale, soprattutto per intendimenti di coibentazione interna e centrale. E poi un'altra cosa, che anche questa, anche noi come agenzia dobbiamo capire, che senza intervento impiantistico tutto il, diciamo, il peso, diciamo, del miglioramento dell'involucro non dà dei frutti. Cioè, se io poi alla fine ho un edificio che ha una potenza di 10 kW, però poi ho da nuovo giù una caldaia che ha ancora 30 kW, la problematica è che io non riesco a sfruttare al massimo questo miglioramento. Per cui bisogna anche trovare una simbiosi, no? Anche economica, di dire certi interventi lo faccio sull'involucro, certi interventi lo faccio sull'impianto, perché altrimenti, diciamo, uno o l'altro intervento sicuramente, diciamo, non è redditizio in modo economico. Questo l'abbiamo visto anche sui risanamenti. Per cui, diciamo, la proposta è di fare un certificato energetico, che sono per gli edifici, però anche la possibilità di dare dei diplomi casa clima, dove non è definito la classe, ma è definito la qualità dell'intervento. Come detto, per quello anche la decisione di definire il progetto o il sistema casa clima R. R non è una classe energetica, ma è una definizione di qualità, e questo anche sarà molto difficile anche comunicarlo anche a chi non sa le cose. Sicuramente quello è che sarà, diciamo, semplificato la procedura, e non ci sarà questa, diciamo, questa olimpiade o questa gara, no, di avere tutte le classi A, perché anche questa è una cosa sul mercato. Se logicamente questi edifici che non hanno neanche la possibilità economica, no, e tecnologica di arrivare in queste classi, questi edifici saranno persi sul mercato, anche quello bisogna dire, questi sono edifici persi. Per cui, diciamo, l'aspetto unitivo sono questi punti termici attivi, e attraverso noi, diciamo, cercheremo adesso con la formazione dei consulenti e editori a passare a questa fase operativa. Adesso io adesso non vorrei qua sconvolgervi con delle direttive e quant'altro, perché questo si può leggere, diciamo, si può leggere, no, in tutta onestà. Ci saranno il classico, il sistema è coinvolto, che ci sarà un referente per la certificazione, c'è, diciamo, una differenziazione fra edifici e unità abitative, e c'è un iter molto definito come avviene la certificazione. Anche ci sarà un auditore, fra i classici audit, però lì l'auditore, diciamo, è più uno che può dare dei consigli, e, diciamo, un contesto di feedback, invece, diciamo, come per edifici nuovi, che è un classico auditore che fa le sue crocette e poi se ne torna a casa. Anche questa sarà anche la difficoltà della certificazione, di trovare le persone anche, diciamo, giuste, perché non sarà così facile anche per noi. Poi la parte innovativa è, diciamo, quando io non riesco a applicare i requisiti minimi. Allora, solo per fare una nota, in Italia le leggi esistono e sono molto restrittivi, anzi, devo dire che sono troppo restrittivi, bisogna dire in modo molto chiaro, parlo solo del decreto 28, diciamo, in ogni caso l'intervento, diciamo, sostanziale, io devo avere una copertura di fonti rinnovabili, chi ha fatto dei calcoli costi e benefici, questi costi e benefici sono più lunghi della vita media di questi impianti. Allora, siccome c'è la direttiva europea, no, la 31, che dice in modo molto chiaro che il legislatore per definizione non può dare dei requisiti minimi che hanno un costo beneficio negativo, devo dire che l'Italia questo decreto lo dovrebbe ritirare al più presto. Chiudo, perché lì ci sarebbe da fare un convegno, a parte che la settimana prossima sono giù al Ministero e gli farò una bella storia su questo. No, perché altrimenti, se qua le cose non si dicono in modo molto chiaro, no, stiamo andando avanti come stiamo andando avanti adesso. Per cui servono dei casi di inapplicabilità,
che potrebbe essere un vicolo paesaggistico, un vicolo anche urbanistico, ma anche un vicolo interno per le altezze, ma anche per esempio per le per la questione degli del vano. Io non posso ridurre i metri quadri del vano più di una certa quota, perché altrimenti il vano non ha più, diciamo, questa esigenza richiesta, diciamo, sull'appartamento. E questo, diciamo, anche la cosa innovativa. Il catalogo definisce molto bene quali interventi io posso fare e quali interventi non devo fare. Anche questa è una cosa importante, perché anche questo è un concetto di trasparenza che poi chi ci vive, e forse viene venduto l'edificio o l'appartamento in questo sistema. Allora, questo l'abbiamo visto. Allora, anche per capire cosa sono i limiti sono quelli nazionali, in modo molto chiaro. Non abbiamo fatto nessuna restrizione di quei valori lì, perché già sono molto restrittivi. So, isolamenti interni con questi pacchetti è molto difficile, in più è tecnicamente anche molto critico. In più abbiamo inserito, anche per dare più supporto a chi fa la progettazione, anche dei valori dei UG, UF, il cassonetto e il portoncino, sempre in caso di intervento, non in caso, diciamo, globale. Anche lì, per quello siamo anche in revisione della direttiva. Quello che poi, per esempio, per la scheda dei punti termici, io ho, diciamo, una richiesta dove io posso poi fare la verifica e nella fase di audit verificare che si è fatto così. L'altra cosa è richiesto il test di Bloor-Dohr, ma non al fine di avere un limite, ci stai dentro, ci stai fuori, però soprattutto perché nel caso di qualità devo verificare se ci possono essere delle perdite. È più che il test all'obiettivo di vedere se ci sono delle perdite agli fuori del valore e cercare poi di, diciamo, migliorare questo. Per quello anche il valore 3, chi fa test di Bloor-Dohr sa che il valore 3, diciamo, dice ben poco, no? Anche il valore 1 può dire ben poco. L'altra parte è, diciamo, impiantistica. L'impiantistica è questo, diciamo, anche lì per fare una piccola nota, attenzione, c'è già una normativa tecnica che è in vigore, è scritta molto bene, è molto rigorosa, basta però fare una cosa, bisogna applicarla. Cioè, questa attualmente è la problematica vera. La normativa è la norma, la 2, devo dire che anche è scritta molto bene se si legge più volte, no? Perché manca un po', diciamo, il filo logico, però il filo logico è di vedere tutti i sottosistemi dell'impianto e di cercare di migliorare o attraverso un cambio o attraverso il miglioramento, diciamo, del controllo. Per cui, diciamo, tra emissione, regolazione, distruzione, accumulo, produzione. Allora, io farei, questo è, diciamo, anche in fase di revisione. Anche lì vorremmo fare anche un passo indietro di cercare, in caso di intervento di sostituzione, che i requisiti minimi siano quelli nazionali. In caso, diciamo, di non intervento, di cercare di migliorare, diciamo, al massimo tramite la regolazione e la gestione, diciamo, l'impianto. Per cui, diciamo, faccio esempio, nel fase di sostituzione è, diciamo, la richiesta, come previsto da norma, quali valori minimi di rendimento devono avere. Questo vale sia per le caldaie di conservazione, e devo dire che questo do un suggerimento, attenzione, la qualità dei prodotti si vedono se effettivamente i valori richiesti di legge e effettivamente questi prodotti hanno indicato. E chi è del settore sa che lì già il 50% dei prodotti attualmente sul commercio bisognerebbe toglierli dal mercato. E soprattutto per una parte che sono le pompe di calore, perché lì esistono dei requisiti minimi molto chiari, no? Con le cosiddette perdite, con i COP, però poi alla fine, quando vedo anche per le pompe di calore a gas, che poi alla fine, quando voglio rivedere i dati, effettivamente solo pochi prodotti hanno questi, diciamo,
valori indicati nelle loro schede. Faccio solo una nota: per le pompe di calore si richiede un certificato di prova, e questo è uno dei pochi impianti termici, mentre per gli impianti a combustione lì non serve, non esiste il certificato, ma lì serve la scheda tecnica, e lì c'è una differenza, anche per cui non sono dei certificati di prova lì, no? A meno ancora qua in Italia. Un'altra cosa che vorrei anche che l'IPER 59 che logicamente serve una esposizione in uniformi degli installati dispositivi. Qua faccio solo un esempio, questa è la mia vecchia caldaia a gasolio, che solo faccio una nota che una caldaia a gasolio normale fa circa 40 partenze al giorno. Cioè voi prendete la vostra macchina, okay, fate 40 partenze al giorno e voglio vedere quante volte voi dovete andare, no, dal meccanico a vedere se la vostra macchina funziona. Per cui voi capite che questo impianto che avete là interno è un panzo, cioè per dire proprio il nome giusto, cioè è un mostro. Per cui senza un intervento di gestione e di miglioramento della regolazione, questo logicamente ha dei rendimenti che sono al di fuori del bene e del male di quei rendimenti dichiarati. Per cui la distribuzione che alla fine è definita fra la differenza di temperatura, la coibentazione del singolo e anche della lunghezza, anche questo non esiste nessuna normativa nazionale di minimizzare le lunghezze, per esempio, della distribuzione. Più corti sono, logicamente, meno perdite ho. Cioè io non sto parlando della fisica nucleare, queste sono cose che sono dei requisiti che si fa ai conti della serva. Devo dire che il sistema dell'impiantistica è tutto legato al software nuovo, anche qui, che è un software gratuito, si può scaricare da internet, e anche qualche feature in più del solo calco energetico, solo facendo esempio, costi e benefici o stimolazione dinamica. Quello che noi adesso, soprattutto anche per gli edifici nuovi, stiamo un po' puntando è sugli ausiliari elettrici. Faccio esempio, un edificio che oggi ho consegnato, una classe oro, l'80% del consumo globale di questo edificio è utenza, è solo consumo elettrico, di cui anche gli ausiliari elettrici. Il riscaldamento ormai sarà una parte solo piccola. Cioè, il vero consumo energetico sui edifici sempre più performanti sarà soprattutto attraverso il consumo elettrico, no? E anche attraverso il consumo di cosiddette energie parassite. Un'energia parassita, per esempio, sono gli ausiliari. Piccola nota, anche così tanti lo sanno, noi stiamo adesso controllando le pompe di circolazione e la legge dice che solo alla pompa di circolazione per il riscaldamento, no, serve una targhetta, per la pompa di circolazione dell'acqua calda per il solare termico non serve la marcatura. Come mai? Perché i produttori devono ancora vendere delle pompe di classe G in Italia, invece in Austria, per esempio, questo non è previsto, devono tutte essere di classe A, stranamente. Stiamo diventando un paese del terzo mondo. Cioè adesso uno dirà, siamo già diventati, però anch'io sono ancora ottimista. Per esempio, queste sono alla fine cose molto facili da controllare e molto facili da puntare. Per cui la direttiva è soprattutto una linea guida, non è un sistema, non è un iter di certificazione, attualmente è una linea guida. Chi oggi risana un edificio, un appartamento con questa linea guida sta facendo il massimo attualmente che può fare. L'altra cosa è la ventilazione, che sui edifici di coibentazione interna è richiesto, attualmente stiamo anche verificando come, però anche questo è uno dei punti che sarà uno dei punti più difficilmente da gestire, non solo per l'ambito del risanamento, ma anche per l'ambito degli edifici nuovi. Lì faccio solo una nota che abbiamo fatto lì anche una lista, anche per tirare almeno il 50% dei prodotti del mercato che non hanno attualmente un certificato di prodotto.
Vorrei anche un altro punto che, diciamo, noi, io sono uno dei primi, anche uno dei, insomma, quelli più che ha criticato Itaca, che ha criticato questi progetti, questi protocolli, diciamo, di certificazione ambientale, però, diciamo, non vuol dire che tutto è sbagliato, soprattutto, diciamo, quello che serve anche noi, come anche e soprattutto segressamente per gli edifici nuovi, la questione del controllo energetico, cioè del cosiddetto del commissioning, dire se effettivamente si avvia una casa, la gestione energetica e la manutenzione diventerà sempre più importante, soprattutto sul risanamento. Faccio un esempio, adesso per esempio per col conto termico io potrei essere un investitore che investe su un edificio che non è neanche di proprietà mia, oggi attualmente è possibile. Per quale motivo lo deve fare? Cioè lo potrebbe fare? Perché per dire, sì, io investo tot soldi e poi io so che con il risparmio energetico, no, effettivamente me lo ripago. Se uno fa i conti, questo business model non funziona. Perché? Perché chissà quanto consumeranno di meno, no? Perché questo il certificato energetico lo può solo prevedere, però non può accertare. Diciamo, chi fa l'investimento non fa anche la manutenzione e la gestione, il risparmio energetico sicuramente a lui non va. Allora, chi oggi deve risanare edifici e fa investizioni di risanamento di edifici, deve, questa adesso non è una cosa personale, non da Agenzia Casa Clima, deve anche prendere in mano la gestione della manutenzione, per cui sarà una parte fondamentale sul risanamento di anche prendere in mano la gestione, che non è facile, di nuovo, lo sto dicendo che è una cosa facile, però altrimenti io no, il mio investimento non torna in quegli anni effettivi. So, perché una ESCO non interviene sul risanamento energetico? Perché una ESCO ragiona in ambito di 3-4 anni. Questi sono interventi che forse si ripagano in 15 anni, in 16 anni o in 20 anni. In quel momento un ESCO non entra. Allora, per quale motivo? Perché la ESCO fa un rendimento diretto. Perché l'energy contracting funziona? Perché l'energy contracting, io so che gli utenti sono sempre uguali, cambio la caldaia da gas a gasolio e io so di certo che ho sicuramente un risparmio energetico di questo tipo qua. Per cui un risanamento di spinto così effettivamente funziona solo se entro anche nella gestione. Per cui la gestione sarà fondamentale. Per cui i controlli saranno dei sistemi di controllo e che, questo per esempio è una caldaia a condensazione, no? Su una classe A, in una classe A, no? Vedete che l'involucro alla fine non poteva dare nessun contributo all'efficienza perché la caldaia a condensazione è regolata male. Allora, come io concludo anche nel contesto che la certificazione o Casa Clima è un sistema di rete di tante persone, poi ci sono le persone che, diciamo, lo propongono, però alla fine la vera rete di Casa Clima è chi poi costruisce e progetta e che poi alla fine sviluppa e cerca di mandare avanti un sistema di qualità al di fuori adesso del risanamento, ma in generale. Questa è una cosa molto importante perché i skills, il know-how tecnico che abbiamo in questo paese, in confronto a altri paesi che tanto vengono, diciamo, nominati i leader in questo settore di risanamento sanno molto molto poco, molto poco. Per questo anche serve un investimento da parte anche vostra di cominciare a partecipare a questo progetto, ormai è più di un progetto, la provincia di Bolzano nella prossima modifica della delibera inserirà Casa Clima R al bonus di copertura e questo vorrà dire che in Alto Adige ci sarà una spinta notevole su questi edifici. Questo, noi stiamo cercando soprattutto di passare un know-how tecnico al territorio tramite l'agenzia, ma anche tramite il consulente, perché senza di nuovo un trasferimento delle conoscenze tecniche, ma non solo in una direzione ma anche in un'altra direzione, il sistema edificio
in questo, diciamo, nel territorio non solo altoatesino ma anche, diciamo, nazionale, sicuramente non aumenterà. Per cui sicuramente non è una fase molto facile, però io sono sicuro che chi oggi investe, diciamo, nella conoscenza tecnica e nei skills, cioè in N anni, perché, diciamo, il parco in questo settore è enorme, giocherà sicuramente la carta giusta. Per cui ancora buon lavoro e un buon convegno anche. Grazie.